Buongiorno, un saluto speciale a Radio Blog News e ai suoi ascoltatori. Sono Mario Abati e sono qui per presentare brevemente il mio nuovo romanzo, A tempo di tango, scacco matto a Buenos Aires, edito da Book a Book. Il protagonista è un maestro di tango argentino, si chiama Antonio De Mastrangelo, che dall'inizio della storia vede infrangersi tutti i suoi punti di riferimento. La sua fidanzata, la sua auto, la sua scuola di tango danno dei chiari segni di cedimento, sospettosamente sincronizzati, spingendolo a trovare finalmente il coraggio di cambiare. La prima parte della storia è ambientata a Roma, dove il nostro protagonista interagisce con i personaggi della sua scuola di danza, però poi succede qualcosa che in qualche modo lo avvicina a quella che è la meta fondamentale di ogni maestro di tango e che lui, Tony, e ha sempre trascurato per una serie di paure congenite, Buenos Aires. Quello che è l'oggetto che farà sì che il nostro eroe, tanghero, salti da un emisfero all'altro del pianeta è il pangioco di Schulz-Solar, una variante del gioco degli scacchi che fu inventata e poi realizzata da questo artista argentino, per l'appunto Schulz-Solar, che era amico di Borges, e che nella storia viene trafugato dal museo di Buenos Aires dove è conservato e finisce fra le mani del nostro protagonista, sconvolgendogli in qualche modo la vita. È una storia quindi di musicale, perché il tango accompagna il lettore dal primo all'ultimo capitolo, questa danza affascinante, piena di storia, di tradizione, in cui si mescolano poi le tradizioni di tanti popoli, anche quello italiano. E poi una storia sul tempo anche, il tempo non inteso come una grandezza lineare che scorre da un passato verso un futuro, ma il tempo inteso come una massa in qualche modo malleabile, che può essere quindi deformata a nostro piacimento per renderla appunto più vicina a quelli che sono i nostri scopi. E quindi tutti i personaggi che incontrerete leggendo questo libro sono personaggi che in qualche modo lottano contro il tempo, contro la concezione tradizionale del tempo, per trovare una forma più dinamica, più flessibile a quelle che sono le loro esistenze. Spero, ecco, in questa breve carrellata di aver dato un'idea di quello che è il romanzo. Vi invito a leggerlo e approfitto per salutare di nuovo con affetto Radio Blog News. Arrivederci.